Allora, il mercato del gioco italiano si appresta ad essere riformato, anche per gli enti di certificazione ci saranno delle novità, in primis la certificazione delle VLT, ecco, che opportunità sarà per voi? Sicuramente una grande opportunità alla quale noi stiamo in realtà lavorando da ormai 3 anni, infatti BMM si è occupata di precertificazione, aiutando i nostri clienti ad arrivare in SOGEI sposando un po' quelli che erano i requisiti decisamente alti e le esigenze decisamente alte di SOGEI, quindi siamo abituati a trattare per certificazione sia di giochi che di piattaforme, che ovviamente adesso si adatteranno un po' alle nuove linee guida che sono state mandate a Bruxelles, ed è un settore sicuramente importante per BMM, quindi vogliamo continuare sulla linea delle VLT, daremo molta molta importanza, anzi abbiamo già creato un team ad hoc solo per le VLT. Ok, ecco, qui alle IG di Berlino ovviamente parliamo anche di e-gaming, soprattutto di gioco online, ecco, com'è questo settore e quali sono anche le differenze ad esempio che riscontrate fra Italia ed estero, ci sono diciamo delle nuove opportunità anche? Ma sicuramente l'online cresce ed è stato sicuramente il segmento che ha aiutato BMM a crescere, soprattutto parlando del mercato italiano, visto che nella questione diciamo AVP c'è stato un pochino di contrazione del mercato, l'online invece va a gonfie vele per quanto ci riguarda e continuerà. Sicuramente anche per quanto riguarda l'online abbiamo deciso di creare un team ad hoc dedicato che lavora sì sicuramente sul mercato italiano ma anche sui mercati esteri in generale. Per cui quali sono le differenze? Ma sicuramente come sempre abbiamo differenze tra giurisdizione e giurisdizione, però l'online è comunque più omogeneo rispetto a quello che è il land-based, non si trovano tantissime differenze o comunque a livello di certificazione, poi magari a livello di operatori si potrebbe obiettare questa affermazione, però a livello di certificazione anche i transfer tra una giurisdizione e l'altra, soprattutto se si parte dall'Italia piuttosto che da UK, che sono comunque giurisdizioni abbastanza complesse da un punto di vista dei requisiti, transfer verso le altre sono piuttosto semplici, quindi anche come time to market è facile da rispettare. Ecco, ci sono anche delle novità per quanto riguarda appunto il gioco online, dagli sports ai virtual, insomma si sente parlare sempre di più di questa tipologia di giochi che forse abbraccia anche un target molto giovanile. Ecco, voi come approcciate a queste nuove realtà? BMM sicuramente si sta già occupando di questa di questo nuovo segmento, stiamo già lavorando con alcuni clienti sia italiani che esteri, aiutandoli a prepararsi a questo mercato che si esploderà non solo in Italia ma anche all'estero, sicuramente anche in Sud America per esempio vediamo sempre sempre più richieste per quanto riguarda lo sports betting, i virtuals, quindi di sicuro vedremo un incremento di questa tipologia di mercato.